Mi aspettavo poco da questa partita, sinceramente. Ma quello che mi aspettavo era proprio la vittoria della Viola. Perché Benevento si scioglie al sole. Perde 4-1. Lo Spezia deve ritenersi fortunato, forse. Sì. Perché non perde punti dal Benevento. Tripletta di Vlahovic, solo perché ce l'ho contro al Fantacalcio. E gol di Essien-Rijk. Il gol per il Benevento lo segna Ionita al 56, quando la partita era già sul 3-0, perché la Fiorentina, anzi, non la Fiorentina, Vlahovic ci mette un tempo a fare tre gol. Mostruoso, mostruoso. E il Benevento non ci capisce più niente, non ci ha capito nulla. Zero, zero carbone. E quindi la vittoria della Viola è pesantissima e carica di significato. Perché se la Viola vuole giocare, non c'è partita. Non c'è partita negli scontri diretti. Sì, perché Benevento Viola era diventato uno scontro diretto per la salvezza. E i Viola non hanno sbagliato. Benevento in crisi di risultati. E da che era la sorpresa della Serie A nel primo segmento di stagione, addirittura miglior piazzamento, il decimo posto. Si stanno complicando le cose per Filippo Inzaghi. Quindi la salvezza dovrà essere raggiunta in queste 11 partite rimanenti, perché i 40 punti sono lontani. Se non ricordo, 14 punti, ma 40 punti potrebbero non bastare a questo campionato molto tirato. Ma attenzione, vanno piano tutti. E se il Torino dovesse far punti contro l'Inter, ma non me lo auguro, la quota salvezza potrebbe alzarsi vertiginosamente in caso il Torino perdesse, ovviamente mi tocco. La quota salvezza potrebbe essere anche più bassa. Vediamo il Cagliari cosa fa. Però intanto la Viola si mette 3 punti in tasca d'oro e aspetta le altre. Stasera c'è Genoa Udinese. E il Genoa 27 punti, l'Udinese 32. Quindi, se l'Udinese dovesse continuare a vincere, dovesse continuare a fare punti, ovviamente l'Udinese
vada ad accodarsi al Verona, se non ricordo male. Sì, sale a 35 Sampdoria, Verona, sta in quella zona lì. Ma se dovesse vincere il Genoa, va a 30 e metterebbe altri 3 punti importanti per la salvezza. È vero, Davide Parlardini di salvezza. N'è. Però il calcio è strano. E anche questa Serie A, quest'anno, nell'anno del Covid, è molto strana. Quindi attenzione, seguiamo con attenzione la partita di stasera del Marassi e speriamo che Zaic ci regali qualche gioia. Se facesse un gol non mi dispiacerebbe. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. La Viola batte il Benevento al Ciro Vigorito 1-4 senza storia. E niente, ci vediamo stasera. Bello.